Diventano operativi progetti per l'area di crisi complessa Terni, a disposizione finanziamenti per quasi 60 milioni di euro. Oggi confronto pubblico con i rappresentanti del MISE. Il piano di rilancio per l'area di crisi complessa di Terni e Narni entra nella fase operativa con agevolazioni e investimenti per creare lavoro. A disposizione una dotazione finanziaria di quasi 60 milioni. Paolo Raffaelli. Entra nella fase operativa il progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi complessa di Terni e Narni. Gli interventi e gli avvisi connessi illustrati a Terni, centro multimediale, in un evento di lancio. Io penso che sia una grande opportunità per dimostrare che gli imprenditori hanno coraggio e idee e dimostrare che la comunità che sta intorno in questo territorio effettivamente vuole cercare di trovare nuove strade anche con logiche di innovazione e di diversità rispetto al passato. Marco Calabrò del Ministero dello Sviluppo Economico delinea così il modello di intervento nelle aree di crisi industriale complessa e le relazioni con il programma Industria 4.0. È un territorio che ha delle enormi potenzialità, ha una vocazione industriale che c'è sempre stata, che lo rende un territorio anche attrattivo per le imprese perché riesce a mantenere questa sua vocazione in presenza di una classe lavorativa che è una classe lavorativa molto formata. Le 212 imprese che si sono candidate possono contare su un programma che ha una dotazione finanziaria di tutto rispetto, 58,25 milioni di euro, di cui 20 stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico e 38,25 dalla Regione Umbria. La qualità della risposta e anche la quantità della risposta alla chiamata rivolta alle imprese sta a dimostrare che c'è un tessuto economico attivo e reattivo che può mettere in campo delle risposte in tempi abbastanza rapidi.